Di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo cura a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette la notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo
seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del Signore. Cari confratelli nel sacerdozio, cari fedeli, è bello il giorno dell'Evangelista, dell'Apostolo Matteo, celebrare nel luogo, poter celebrare nel luogo scelto da Maria per ricordarci il Vangelo di Cristo. La Bianca Signora chiede semplicemente di ritornare al Vangelo. Abbiamo ascoltato la pericope di Matteo, che è un Vangelo di conversione. Il grande e semplice parlare di Maria a Fatima si racchiude in questa parola: ritornare a Dio. E le prime parole che l'Evangelista Matteo mette sulle labbra di Gesù nel momento della predicazione, dopo il battesimo, dopo le tentazioni: Gesù lasciò Nazaret, scese a Cafarnao e iniziò a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Gesù avrebbe potuto iniziare il suo annuncio in modo diverso: «Perdonatevi a vicenda». Oppure: «Dio è Padre». Ha iniziato dicendoci qual è la strada per poterci perdonare a vicenda, per poter chiamare Dio veramente Padre: la conversione. Nell'inizio della predicazione di Gesù c'è tutto il messaggio di Fatima. La Bianca Signora chiede ai tre pastorelli semplicemente questo: dite al mondo, dite ai vostri fratelli, dite a tutti che c'è un punto determinante: dovete ritornare a Dio. Ma nel messaggio di Fatima c'è un messaggio, perché questa indicazione della Bianca Signora viene consegnata a tre bambini. E noi li educhiamo pensando sempre che i nostri ragazzi, i nostri figli, i nostri studenti, i nostri
bambini, ragazzi della prima comunione, della confermazione, siano dei bambini. La Madonna ha gravato su Lucia, Francesco e Giacinta, 10, 9, 7 anni, aggravato con un impegno impressionante. Parla loro del XX secolo. Non possiamo dimenticare che nel messaggio di Fatima si parla della Prima Guerra Mondiale, si parla della Seconda Guerra Mondiale, si parla della conversione della Russia, quindi le ideologie del XX secolo, non solo ideologia marxista, anche quella nazista, ma da queste due ideologie cosa nacque, cosa è nato? Non possiamo dimenticare che il giorno della prima apparizione, il 13 maggio, domenica 13 maggio 1917, era consacrato vescovo il futuro Pio XII, che guidò la Chiesa durante quel massacro profondamente inutile, come sono tutte le guerre. E preghiamo il Signore oggi molto perché attraverso l'intercessione di Maria ci liberi dalla guerra. Benedetto XV, il 13 maggio 1917, a Roma, in Vaticano, imponeva le mani e ordinava vescovo il futuro Pio XII. Benedetto XV aveva definito la Prima Guerra Mondiale l'inutile strage. E la Madonna dice: se non vi convertirete, vedrete una luce, un bagliore. Sarà il segno. Ma la Vergine Santissima pone sulle spalle di questi tre bambini, non ancora adolescenti, il messaggio più importante per ogni uomo, per l'umanità intera e per la Chiesa: la salvezza. Il tema della salvezza, cioè della comunione con Dio, cioè della vera umanità. Alla fine il mio cuore immacolato vincerà. Come? Rendendo possibile l'umanità pensata e voluta da Dio. E allora la Madonna, come fanno le mamme che sanno la fragilità dei figli, indica una strada. La conversione potrebbe essere un cammino un po' generico. Concretamente cosa vuol dire? E allora la Madonna dà un po' una ricetta che corrisponde a questo cammino di conversione e che Lucia ebbe il compito di diffondere e fece fedelmente fino alla conclusione della sua vita: la devozione dei primi 5 sabati del mese. Se la viviamo bene, se la viviamo con fede, se la viviamo con carità, la Madonna ci indica alcuni elementi semplici, percorribili, alla portata di tutti. Riscoprire la preghiera, meditare i misteri del rosario. Il rosario è preghiera cristologica
affidata all'intercessione materna di Maria, è meditare la salvezza, è meditare la vita di Cristo, la nostra vita in Lui. E c'è una lettera del 25 luglio 1927 di Lucia alla madre Maria Rosa, la prega di far sua questa devozione. Non preoccuparti, guarda, il meditare un quarto d'ora sui misteri non è una cosa impossibile. E gli fa alcuni esempi. Poi chiede la confessione. Là dove Dio ordinariamente, in modo certo, se ci sono le disponibilità, è misericordia nella nostra vita. Riscopriamo il sacramento della riconciliazione come momento di incontro, di perdono, di proponimento serio. Potrà essere fragile, ma sia serio. Potremo ritornare a confessarci, si impara anche a confessarsi. E la comunione riparatrice. La teologia di Fatima è molto ricca. Gli angeli, la vita eterna, la preghiera, la riconciliazione, l'Eucarestia. La santità eroica, dice la Vergine Santissima, è dei piccoli. La Madonna avrebbe potuto parlare ai cardinali, ai vescovi, alle facoltà teologiche, ai centri di pastorale. Ha preferito affidare il suo messaggio a tre bambini. Anche questo ci aiuti a pensare e a riflettere. Fratelli e sorelle carissimi, preghiamo perché anche ai nostri giorni la Chiesa viva la sua missione apostolica con la stessa intensità e fedeltà di coloro che Dio ha scelto come primi testimoni del suo Figlio risorto. Diciamo insieme, donaci, o Padre, la fede e la carità degli Apostoli. Per la Chiesa che ti sei acquistata con la croce del tuo Figlio e hai edificato sulla testimonianza degli Apostoli, perché, spoglia di oro e di argento, offra al mondo l'unica ricchezza che possiede, Cristo crocifisso e risorto. Preghiamo. Donaci, Padre, la fede e la carità degli Apostoli. Per tutti i discepoli del Vangelo, perché sull'insegnamento degli Apostoli si trovino uniti in una sola fede, in un solo Signore, in un solo battesimo. Preghiamo.
come il suo padre la fede e la carità degli apostoli. Per le gravi disuguaglianze che colpiscono l'umanità, perché le risorse della terra non siano disperse negli sprechi e nelle armi di distruzione, ma l'abbondanza dei popoli ricchi supplisca all'indigenza dei poveri. Preghiamo. Per tutti coloro che soffrono persecuzioni a causa del nome di Gesù, perché il loro sacrificio sia germe di una nuova primavera di vita cristiana. Preghiamo. Per la nostra comunità radunata nel ricordo degli Apostoli, perché spezzando il pane con letizia e semplicità di cuore, lodi il Signore e attiri noi fratelli nella Chiesa. Preghiamo. O Dio, che hai confermato con la tua potenza l'umile e gioiosa testimonianza degli Apostoli, concedi anche a noi di essere araldi del Vangelo con la forza e la sapienza del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Veniamo a te, Signore, con offerte e preghiere, celebrando la memoria di San Matteo. Guarda benigno la tua Chiesa e custodisci nella fede che gli Apostoli hanno propagato con l'annuncio del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie e bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre, per mezzo dei tuoi santi apostoli, e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Amen.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, il Vescovo Patriarca Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e i Martiri, con San Matteo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli,
liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Love.
Preghiamo. O Padre, tu ci fai rivivere nell'Eucaristia l'esperienza gioiosa di San Matteo, che accolse come ospite il nostro Salvatore, fa che possiamo sempre recuperare le nostre energie alla mensa di colui che è venuto a chiamare, a salvare non i giusti ma i peccatori. Gesù Cristo, nostro Signore, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Prima della benedizione finale su di noi, il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, benedice anche tutti gli oggetti religiosi che avete con voi. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora con gli occhi rivolti verso l'immagine della Vergine di Fatima, immagine collocata nel luogo dove è apparsa 100 anni fa, recitiamo la preghiera giubilare di consacrazione. Salve Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa che esercita la luce e la storia, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul mare, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente del suo Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioia e di dolore, la verità eterna che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato, sia il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolto dalla luce che per le tue mani giunge a noi, darò il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Amen.